Ok, iniziamo. Quadrupedia e mi siedo sui talloni. Rilasso la schiena e piano piano torno. Ancora, mi siedo lentamente e torno in quadrupedia. Espirando, mi siedo. Inspirando, mi sollevo. Ancora, glutei ai talloni e quadrupedia. 3, 2, 1. Torno in quadrupedia, blocchiamo le spalle e mobilizziamo solo il bacino. Il bacino si muove mentre le spalle restano ferme. Spalle bloccate, ginocchia posizionate sotto le anche. Lavoriamo sulla mobilità del bacino. Ancora, continua altri 5 secondi e cambiamo. 3, 2, 1. Ok, ora gamba destra avanti, busto dritto e stendo le braccia. Piccola torsione, porto le braccia ai lati della coscia. Torno su e ancora giù. Ancora su, espirando porto giù le braccia. Inspirando torno su. Braccia tese, palmi delle mani uniti. 3, 2, 1. Cambio gamba, ora sinistra in avanti. Mi posiziono, braccia su, tese, piccola torsione, porto le mani a lato. Torno su e continuo. Porto le mani in alto, espirando scendo, torsione, inspirando salgo. Ancora, continua. Ancora 5 secondi e cambiamo. 3, 2, 1, sciolgo la posizione, mi preparo mani a terra, da qui piega le ginocchia, prendi aria e porta sulle braccia. Fuori aria, intreccia le dita dietro la schiena e apri il petto. Ok, ricomincia con il roll down, mani a terra, piega le ginocchia, prendi aria e vieni su. Mani dietro la schiena, intreccia le dita e apri il petto. Continua, roll down. Respirazione, sali. Intreccia le mani e apri il petto. Ok, ancora due. Roll down, scendo giù. Inspiro, salgo. Scendo con le mani, intreccio le dita e continuo. L'ultimo roll down. Vengo su, inspirazione, intreccio dietro e apro il petto. Ok, benissimo. Da qui roll down, mani a terra e mobilizziamo le gambe. Quindi molleggia con le gambe, talloni restano ben saldi a terra. Alterna il movimento delle ginocchia, prima destra e poi sinistra. Respira durante il movimento, testa giù, mani ben appoggiate a terra. Ancora 3, 2, 1. Da qui cammino sulle mani e passo in quadrupedia. Espira, incurva la schiena. Inspira, inarca la colonna. Movimento fluido. Prendi aria quando distendi l'addome. Fuori aria quando contrai l'addome e incurvi la schiena. Ancora, continua. Tre, due, uno. Ora passiamo pancia a terra, mani altezza petto, forza sui tricipiti ed estendi i gomiti. Sguardo in avanti, piega i gomiti e scendi. Espira durante la salita, inspira durante la discesa. Gambe tese sia quando salgo sia quando scendo. Ancora 5 secondi. 3, 2, 1. Torno pancia a terra, punto i piedi e levo il bacino in posizione a V. Ora scendi in posizione cobra e ripeti. V rovesciata, gambe tese e ancora posizione cobra. Ancora, respira naturalmente. Ancora, 5 secondi. 3, 2, 1.
Espirando, eleva il bacino e rimani in posizione a V. Rimaniamo per 40 secondi. Spingi con le mani avvicinando il petto alle cosce. Cerca di avvicinare il più possibile i talloni a terra. Risucchia l'ombelico e allunga la schiena. Ancora 20 secondi. Osso sacro che spinge verso l'alto. Schiena dritta, braccia tese. Ancora 10 secondi. Ancora, continua. Ancora 5 secondi e cambiamo. 3, 2, 1. Ok, resta in posizione a V e molleggia con le ginocchia. Alterna ginocchio destro e sinistro. Ancora, ancora 20 secondi. Il movimento è dolce e leggero. Bacino sempre alto e braccia tese. Ancora 10 secondi. 5 secondi. 3, 2, 1. Ok, sciogli, recuperiamo. Iniziamo il workout, ci prepariamo in posizione prona. Tre, due, uno. Solleva testa, braccio e gamba opposta. Scendi e cambia lato. Alterna braccio destro e gamba sinistra, braccio sinistro e gamba destra. Fuori aria e salgo. Prendo aria e scendo. Glutei e addome contratti e gambe tese. Movimenti lenti e dolci. Non andare veloce. Ancora 20 secondi. Espirando salgo, inspirando scendo. 10 secondi. Tre, due, uno. Ok, ora mani altezza petto, espirando spingi con le braccia e siediti. Inspirando torna in posizione prona. Sali ed espira, glutei e talloni. Inspira e torna in posizione prona. Ancora su, mi siedo. Torno in posizione prona e continuo. Glutei e talloni, schiena rilassata, torno pancia a terra e continuo. Ancora 5 secondi, 3, 2, 1. Ok, recuperiamo e passiamo in posizione seduta a gambe tese, schiena dritta. Uno, braccia tese, inspira, espira e scendi con il busto. Braccia tese, espirando scendo, sfioro le piante dei piedi e risalgo. Ancora giù e torno. Espira e scendi, inspira e sali. Sali lentamente e scendi lentamente. Le mani non toccano i piedi, li sfiorano solamente. Sali a schiena dritta, respira. 3, 2, 1. Ok, recupera. Ora facciamo lo stesso esercizio, ma andiamo a toccare le piante dei piedi. Espirando, tocca le piante dei piedi. Torna a schiena dritta e ripeti. Espirando, scendi lentamente, risali sempre a schiena dritta, le mani questa volta toccano i piedi e scendo completamente. Ancora 15 secondi, ancora 10 secondi, 5 secondi, 3, 2, 1. Ok, recuperiamo, restiamo in posizione per lo spine twist. Braccia in apertura, espirando torsione da un lato, inspirando torno e cambio lato. Continua,
La schiena resta sempre dritta. I piedi sono a martello e le gambe restano tese. La torsione è lenta e regolata dalla respirazione. Espirando torsione, inspirando torno, espirando torsione dall'altro lato. 3, 2, 1. Recupera e preparati in posizione seduta a gambe piegate. Mani dietro le cosce, espirando incurva la schiena, inspirando torna, espirando mento al petto, inspirando schiena dritta. Concentrati sul movimento della colonna, inarco spalle basse, incurvo mento verso il petto. Ancora 10 secondi. 5 secondi, 3, 2, 1. Ok, da qui passo in posizione prona. Testa sempre giù, espirando solleva braccio sinistro e gamba destra. Cambia lato, fronte sempre in appoggio a terra. Si muove solo braccio e gamba opposta. La testa resta sempre in appoggio sul tappetino. Glutei contratti e gambe tese. 10 secondi, 5 secondi, 3, 2, 1. Ok, recupera e preparati per il push-up facilitato. Vado in posizione, piega i gomiti e avvicina il petto a terra. Stendo le braccia e vengo su. Sguardo in avanti, piedi in estensione e gomiti il più possibile aderenti al corpo. Esegui l'esercizio lentamente. Espirando scendi, inspirando sali. Piedi sempre in estensione. Ancora, continua. 5 secondi. 3, 2, 1. Recupera, ci prepariamo per la variante con il ginocchio sollevato. Quadrupedia, estendi una gamba indietro, pieghi i gomiti e push-up. Torna braccia tese e cambia gamba. Gomiti sempre vicini al corpo, espirando scendo. Inspirando salgo. La gamba sollevata è tesa, addome contratto e testa allineata al corpo. 10 secondi. 5 secondi. 3, 2, 1. Recupera 15 secondi. Dalla posizione plank eleva il bacino in posizione a V. Ora scendi in posizione cobra, spalle basse e ripeti. Posizione a V, gambe tese. Posizione cobra, spalle basse. Respira. In posizione a V avvicina i talloni a terra. In posizione cobra, spalle basse e sguardo in avanti. 10 secondi. Ancora, continua. 3, 2, 1. Recupera. Ci prepariamo per tornare in posizione a V. Ora, espirando, eleva il bacino e rimani in posizione a V. Gambe tese. Avvicina il petto alle cosce, talloni che spingono verso il tappetino, risucchia l'ombelico e allunga tutta la schiena. Osso sacro che spinge verso l'alto, schiena ben allungata. Braccia tese,
Resisti. Resisti ancora 13 secondi. Respira. Ancora 8 secondi. 3, 2, 1. Sciogli, recupera. Ora ci prepariamo pancia a terra per il Superman. Espirando solleva braccia, gambe e torace. Torna a terra e ricomincia. Su, tengo e giù. Prendo aria, fuori aria salgo, tengo, scendo e prendo aria. Mantieni la contrazione isometrica un paio di secondi prima di scendere. Glutei forti. Massimo controllo e stabilità. 3, 2, 1. Ok, recupera e resta in posizione, fronte in appoggio a terra, braccia ai lati del corpo. 3, 2, 1. Solleva testa, braccia e torace. Avvicina le scapole e allontanale. Gambe tese e addome contratto. Mantieni il corpo fermo. Gambe tese, continua, ancora 15 secondi, 10 secondi ora, 5 secondi, 3, 2, 1. Ok, benissimo, recupera e passiamo allo stretching, ottimo lavoro! Gambe incrociate, mano destra sul ginocchio sinistro e leggera torsione del tronco appoggiando la mano sinistra dietro. Resta in posizione e respira. 3, 2, 1. Ora dall'altra parte, mano sinistra sul ginocchio destro, leggera torsione e appoggio la mano destra dietro. Resta in posizione e respira. 3, 2, 1. Sciolgo, ci posizioniamo schiena a terra. Incrocia la gamba sinistra sulla destra e cerca di avvicinare il ginocchio sinistro a terra. Ruota la testa dall'altro lato, respira profondamente e resta in posizione. 3, 2, 1, cambiamo, ora incrocia la gamba destra sulla sinistra, avvicina il ginocchio a terra, ruota la testa dall'altro lato, rilassati e respira. 3, 2, 1, sciolgo, unisci le piante dei piedi, ginocchia in apertura, schiena aderente a terra, addome attivo e resta in posizione. I piedi sono il più possibile vicino ai glutei. Respira naturalmente senza inarcare la schiena. La schiena resta sempre aderente al tappetino. 3, 2, 1, unisci le ginocchia, piano piano vieni su. Benissimo, il tuo workout è finito. Ci vediamo al prossimo video!